Noi lavoriamo per fare il massimo, per fare il nostro meglio. Oggi siamo venuti a Empoli contro la prima in classifica, anche con qualche problema, ma grande merito ai ragazzi per la prestazione fatta. Siamo usciti dalle ultime due partite con due sconfitte che non meritavamo. Oggi abbiamo fatto una partita di grande attenzione, curando i particolari, ed è un punto importante per quello che è il nostro obiettivo. Per la salvezza, faremo di tutto per raggiungere quell'obiettivo lì e sarà un bel traguardo raggiungerlo. A me, l'altro giorno, quando il presidente ha dichiarato che vorrebbe prendere la firma, io non vedo l'ora perché allenare la Reggiana in Serie B, essere l'allenatore della Reggiana di Reggio Emilia è una grande soddisfazione, un grande piacere. Mi hanno riempito di grande gioia le parole di Carmelo e quindi quando vorrà ci metteremo a sedere per parlarne. Lui è arrivato ora e questo mi fa enormemente piacere leggere questo. In Serie B, il progetto è quello, noi mi piacerebbe con la società costruire la salvezza quest'anno e poi programmare un grande futuro e quindi quando vuole la società sono a disposizione perché per me è motivo di grande, grande piacere, di grande soddisfazione, quindi sono lusingato di questo. Poi se altre cose non sono al corrente, però già essere allenatore della Reggiana con questa società, con questa proprietà, mi riempie di gioia e quindi sono a disposizione, mi fa estremamente piacere. Io ho provato a cambiarla mettendo tutti i giocatori offensivi che avevo. Cambiaghi sull'esterno, Wortan sull'esterno, abbiamo provato a vincerla. Bisogna essere consapevoli che davanti c'è una squadra che sicuramente lotterà per andare in Serie A. È mancata un gocciolino di lucidità, di brillantezza nel finale, potevamo vincerla, potevamo anche perderla perché loro hanno grande qualità. Ci abbiamo provato perché ci abbiamo provato. Però è un punto importante, è arrivato alla fine di una partita che secondo me abbiamo gestito bene, grande merito dei calciatori, grandissimo merito dei calciatori. Ma dal punto di vista della gestione del possesso palla non abbiamo fatto benissimo, abbiamo perso tante palle in uscita, abbiamo lavorato male sulla gestione lì del possesso. È logico che per noi Fausto Rossi è un giocatore straordinario, cioè è un giocatore che ci dà i tempi di gioco. Lì abbiamo provato oggi a lavorare in maniera diversa rispetto ad altre partite. Non abbiamo fatto benissimo, ma neanche, non abbiamo fatto bene, ma neanche male. Da un certo punto di vista, abbiamo perso in costruzione, abbiamo guadagnato nella fase di non possesso sulla fisicità di Moreo. C'è da migliorare considerando che chi ha giocato in quel ruolo lì al posto di Fausto, non ci ha mai lavorato. Da quel punto di vista sono contento, però potevamo far meglio. Ma questa squadra non ha mai sbagliato tatticamente la partita se non a Lecce e devo ancora capire cosa è successo. Quella è stata l'unica partita sbagliata nei miei l'anno e mezzo che sono qua, un anno e 6 mesi. Quella partita lì tatticamente c'è stato qualche defiance. Poi questa squadra qui tatticamente, tecnicamente, fisicamente e mentalmente non ha mai sbagliato una partita. Ci possono essere delle sconfitte come quella di sabato. Ma non certo dal punto di vista tecnico e tattico, ci sono da curare alcuni dettagli, però oggi sulle palle ferme siamo stati straordinari contro una squadra che ha centimetri notevoli, oggi non abbiamo concesso niente. Io non posso parlare di Andrea Costa, il capitano, perché Andrea è un giocatore che io stravedo per l'uomo che è tutto. Andrea se sta bene ci dà tantissimo, oggi è il capitano e dal leader. Io devo dire la verità. Noi abbiamo un giocatore che sta facendo dei progressi enormi che è Gianfi, ma Reggio ancora non l'ha capito Gianfi, per fortuna l'abbiamo capito io il direttore. Io chiedo, innamoratevi ancora di questa squadra, di questi calciatori. Noi abbiamo un obiettivo, è quello di raggiungere la salvezza e poi tutti insieme programmeremo un futuro ancora migliore. Stiamo uniti ed è importante. Passiamo un Natale felice dopo questo punto, perché è un punto importante. Triste per la situazione che c'è, ma la Reggiana c'è, la Reggia c'è e oggi siamo venuti qua a giocare da Reggiana e quindi ci abbiamo fatta per quello che è il nostro obiettivo. Guardiamo avanti con fiducia e
e ci piacerebbe vedervi quanto prima, sarebbe bello tutti. Comunque, niente, io auguro buon Natale a tutti.